Buongiorno ragazze, ciao a tutte e tutti. Allora, nuovo video vlog. Barra feccericcio, non so come vogliamo chiamare, ma vabbè. Niente. Sto facendo colazione con voi e colazione, già preso il caffè, ma non ho preso il tè. Sto facendo il tè. Sì. E niente. E dunque, tu mi vedete ancora, diciamo, ma tra poco mi vesto. Ok. Ed eccomi qui, che mi ha fatto il mio bel tè. Si sta facendo caffè anche, no? Perché il caffè l'ho già preso. Ne ho preso solo uno, perché due, se no mi esaurisco. Scherzo, a parte quello. Mi basta uno la mattina, un caffè, anche se ammetto vorrei prendere più di un caffè, ma non si può ed è meglio di no. Allora, qua sto facendo il mio bel tè che già si sta colorando. Sì, si sta colorando. E dunque, come state voi? Spero bene. Non so se l'ho detto prima, ma ve lo richiedo. Io sto bene. Vedrete già due video vlog. Ho cambiato idea inerente alle pubblicazioni dei miei video. Ho deciso che pubblicherò i miei video tutti i giorni, anche se è vero, vi stancate, starà presto, ma pazienza. Cosa posso dire? Sì, ho intenzione di pubblicare i miei video tutti i giorni. A ogni ora, voi direte, addirittura ogni ora, esagerato, ce la posso fare, ragazze, non posso fare. Ogni minuto vedrete il mio video pubblicato, è vero, non otterrò chissà che visualizzazioni. Alla fine delle visual, me ne importa come non me ne importa. Quindi ho deciso che prenderò e farò video al nastro. Aspettate qua, devo mettere la busta del tè. Ecco fatto, se no diventa troppo... L'ho messo di zucchero? Sì, l'ho messo. Sembra un altro colore, ma in realtà è quello che vedete da lì. Si vede? Sì. Non so cosa vi può sembrare a voi. Acqua sporca, ma in realtà non è acqua sporca. No, non ne metto il limone, non mi va. Lo bevo così per come... Fa un po' schifo, però. A me, sinceramente, di prendere del limone... che non fa tanto impazzire, dipende dal limone che è, perché l'altra volta ho bevuto del limone un po' che non mi è piaciuto, non era fresco il limone, c'era da un bel po' di giorni, infatti mi ha fatto male di stomaco. Che brava, prendo il limone che non è il massimo. Aspettate, a proposito di limone, controllo se ce n'è in frigo, attendete. Allora, eccomi qua, ho preso il limone, quindi adesso ha cambiato colore, come potete vedere, non è più un nero marroncino. Sì, perché se non c'è il limone nel tè, non è un tè chissà che. Quindi ho optato per prendere il limone, per fortuna avevo ancora del limone fresco in frigo e l'ho recuperato. Buonissimo. Buonissimo davvero, sì. Allora, adesso diventerà un po' giallognolo questo tè. Lo faccio diventare un po' giallognolo questo tè. Sempre se mi riesce di recuperare il limone. Ok. Aspettate. Benissimo. Allora. Qua ho zuccherato bene bene tutto il tè. Io avevo il latte, ma non mi stava piacendo questo latte. Secondo me io il latte mi piace, ma non mi riuscite a digerirlo. Quando lo bevo sembra di bere altro. Se mi preparo io il latte, allora è diverso. Riesco a berlo, me lo prepara mia nonna che lo fa bollire e mi rimane di stomaco. Non capisco il perché. Forse perché a lei le piace, a lei il latte bollito, ma si deve rendere conto che se fa bollire a me il latte mi fa veramente pietà. Cioè, mi fa pena quando beve, quando... Come si dice? Quando fa bollire il latte. Mi fa bene il latte perché non mia nonna il
latte. Voi direte, perché ti fa pena? Non lei, non fraintendete, il latte non mi piace bollito perché mi sa di viscido, non mi fa impazzire. Cosa hai fatto? Ce l'hai buttato? Più o meno sì, ce l'ho buttato perché sì, lo so che è uno spreco di cibo, però c'era del latte bollito in mezzo, vero? Non so come si chiama in gallurese, non veramente, comunque spero che si sia capito. C'erano pezzi di panna di latte in mezzo al latte, appunto, non mi è piaciuto per niente, quindi ce l'ho buttato. Era pure con Nesquik, la signora si incazza, poco ma sicuro. Se si incazza la mia nonna, ne sono sicura. E se si incazza, pazienza, perché non posso bere del latte che a me veramente fa il mal di stomaco, solo a vedere il retrogusto di sapore acido che ho. No, non sapevo acido, però io sento sapore acido, non so perché. Bene, a dopo. Ok, ho appena finito di bere il mio tè, potete vedere, ce n'è poco, ma me lo lascio quel poco, cioè non fa niente. E vado a fare la mia skincare, ma non so se vi porto come in bagno perché è troppo piccolo il bagno. L'ho già fatto tante altre volte, ma non credo di portarvi come in bagno. Eccomi qua, come vedete ho cambiato idea, sono in bagno. Ora mi voglio struccare con voi perché non mi sono struccata le sopracciglia ieri e quindi vado con l'acqua micellare della Garnier. Sono con la metà degli occhiali, andiamo bene. E mi strucco con l'acqua micellare, poi ovviamente mi rifaccio le sopracciglia da capo. Già. Entra, mia non la devo stoppare, già vi ho aperto. Allora, adesso mi lavo la faccia e mi risciacquo perché ho utilizzato questa, come vi ho fatto vedere prima, questa qui della Garnier micellare. E adesso vado a risciacquarmi perché mi ho lavato i denti nel frattempo, mi ho dato avanti un paio di cose. Sulla faccia. E poi ovviamente vado in camera, anzi venite in camera con me e come si dice, faccio il letto. Però non vedete che faccio il letto. Oh sì, ci penso su nel frattempo. Devo mettere anche la crema viso, ovviamente. E poi ci vedrà tutto dopo, dai. Allora, eccomi qua. Siamo di nuovo in camera mia. Il letto non l'ho fatto, ma fa niente. Però adesso mi voglio un po' almeno sistemare le mie belle sopraccigliucce. Perché sono veramente un po' bruttine da vedere così, quindi andiamo a sistemare le mie belle sopracciglia. Allora, dov'è la matita? Eccola qua. Non vedrete niente, ma mi devo almeno sistemare le sopracciglia. Io sono mezza accecata. Mamma mia.
sopracciglia come sono. Ovviamente poi devo fissare. No, sto andando fuori rotta perché... Vabbè, no comment. Allora, prendo con l'altra mano. Perché qui ho fatto un mega schifezza, una mega schifezza. Non so perché cosa mi ha girato, ma vabbè. Uffa, non vogliono stare le sopracciglia. Allora, a posto. Ma c'è sempre la lotta per fare le sopracciglia. Cioè, devo mettere così. Pelo, 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 pelo. Ora mi accosto a voi e vedo se riesco a fare una sopracciglia decente. Perché non è facile. Perché con questo specchio io vedo quel che vedo, quindi... non è uscito malaccio, dai. Non è uscito malaccio per niente. Ok, ora vado dall'altra parte, però prima qua pettino un po' e sistemo l'altra. Ok, pettino di nuovo. Ok, vanno pettinate queste sopracciglia. Ora vado a fissarle. Che trovo, eccolo qua. Questo è di Plump Set Bromp Artist. Queste. Che non si vedrà mai, ma fidatevi. E basta. Poi mi vesto, anzi sono già vestito, che è diverso, mi metto le scarpe e si esce un po', credo che è passeggiata mattutina, questo lo sto mettendo, vabbè. Allora, non metto null'altro perché gli occhi, anche se li trucco poi li devo ristruccare, sì, non ci voglio praticamente. Rossetto non me ne metto, ma vabbè, e niente, a dopo. Allora, ragazzuole mie, questo è il mio outfit, come potete vedere anche dallo specchio. Sì, stivali, Enval Soft e più questa maglia che ce l'ho da un bel po', ma tanto poi che va a lavare non la metto più perché quasi che non mi va più bene. Quindi vabbè, l'ho tenuta per un bel po'. Vabbè, questa è la maschera che state vedendo, che devo uscire tra poco. E poi basta. Innanzitutto guardo il tempo com'è, perché se è brutto mi scollego subito, cioè mi scollego, voglio dire, tolgo le scarpe e sto in casa, però vabbè. Allora, via, dunque, sono appena uscito di casa, questa cosa balla, vabbè, sono appena uscito di casa, il tempo non è il massimo, già si vede da... come si chiama, non è bella oggi, speriamo che migliori il tempo, ma non è dubito a nulla, non so come dire, no, sto facendo un video. Poco spazio.
di meno. Fare il lavoro, non lo so, anche io. Quindi niente. Praticamente ho deciso che questi... Ciao! Ciao! Dicevo, questi video li farò piano piano. Anzi, innanzitutto li pubblico nel mio privato e poi li pubblico piano piano. Una volta a settimana, non di più. Ok. Perché balla questa cavolo da stress? Boh, non ne ho idea. Poi ho questa situazione. Allora, vedete le mie spalle. Ora basta un po' perché non vorrei sto vivere. Allora, ce la farò a fare casino con questo basso di scordino. Ecco la telecamera sporca, che breva, che è sporca. Aspettate, avrò il... come cavolo si chiama? Sì, la pezzetta per gli occhiali. Dovrebbe servire per pulire anche il cervello. Allora, vediamo un po'. Sì, l'ho trovata e vai. Sì, perché così, se no non si vede bene cosa sto combinando. Se lo trovo, guarda. Sì, questo deve essere... Oddio mio, aiuto. Sì, è qui. Spero che si veda bene adesso, perché prima ho combinato una macello. Però stop. Eccomi. Allora, bene, comunque. Ho pulito un po' la telecamera, perché non si vedeva neanche bene. La telecamera del telefono, si intende, ma va. Allora. Sto guardando se... posso trovare soldi qui? Adesso non so. Ora sono in piazza di chiesa. Vedere. Vedo qua. In piazza di chiesa. Di là. Ecco. Non già. Niente. Tanto guardo. Guardo i piedi perché non voglio scivolare. Non so mai che c'è qualche cacca carina. Ho preso ancora qualche sassolino perché mi stavo anche cadendo. Quindi no comment. Tanto va a vedere se c'è mio zio e poi se non c'è ce l'ho per la casa. Non c'è più il punto perché non potrei arrivare a un po' dell'asti. Comunque niente, io controllavo se c'è gente, ma visto che non c'è nessuno, ogni tanto mi voglio parlare in inglese perché è così, viene automatico anzi parlare dall'inglese e quindi non ci fate caso, anzi se volete scrivere sotto i commenti come mai parli dall'inglese automaticamente, perché se qualcuno non me l'ha detto, anzi un fettino è chic per Alessandra che lei è di Cagliari, sa benissimo che io sono santa come lei, quindi chiedete a lei. Ma non c'è bisogno, ve lo dico anche io, sono sarda, già lo sapete, chi non lo sa che è del Piemonte, sì è vero, sono sarda, però sono italo-americana, quindi vabbè, niente. Non lo sai come sono? Dettagli. Come dice Cristian Manzini, io sono... Allora, praticamente, quando dico dettagli è perché a volte non so cosa dire, quindi mi scappa la parola dettagli, e vabbè, niente. Oi oi oi. Adesso sono, per esempio, non so se vedete, sono non più nel corso, ma sono in via nazionale. Il corso l'ho già superato, sono in via nazionale. Sono in via nazionale, vedete. No, però se lo deve venire, per esempio. Però sì, se mi sentite tutto quello che ho detto,
Mi come una ladra a parlare troppo voce alta. Comunque niente. Allora, passo dietro di me c'è questa frisi. Non ve l'ho fatto vedere perché non voglio riprendere gli altri, ma solo a me. Voi direte, ma che cacchio di videoblog è? Se non puoi vedere dove vai. Lo so che non è un videoblog che ha senso, però non voglio riprendere altre persone, perché già. Allora. Innanzitutto non mi ricordo più comunque niente, però sono quasi al porto, non so se sia visto, ma sono al porto, non posso farmi vedere dove sono adesso perché c'è gente intorno. Vabbè, come dicevo, ci sono dettagli, è tipo si vede, vero? No, perché la telecamera abbassata. Pronto, come potete ben vedere c'è un ristorante, ecco qua. No, perché sto abbassando la telecamera, perché ok, si dovrebbe vedere qualcosa, sì. Allora, mi sa tanto che il giro devo staccare, quindi ci vediamo dopo, va bene? Io zio, quindi non voglio riprenderla, d'accordo, dopo. Allora, indietro sono tornata perché tanto no, sono tornata, ho riavanciato il video perché non mi andava di andare al porto, anzi ho incontrato mio zio prima di andare al porto, oddio sti mosconi che non li sopporto, un calabrone, peggio ancora, vabbè. Ops. E quindi alla fine l'ho contratto un po', non so se dire prima o dopo l'esso, pare dopo l'esso, sì, sarebbe il benzinaio, aspettate che stoppo. E nulla, vi dicevo che dopo il benzinaio ho contratto mio zio, sì, e sono un po' intrippante in macchina nuova, beh. Allora, devo attraversare perché non ho voglia di avere storie con altre persone. Sono questa gente che non si vuole inquadrata, cioè non si vuole inquadrata, ho detto bene, e quindi ho cambiato strada per questo, perché non ho voglia di rottura di bollettina adesso. Quindi siccome il canale è mio e lo gestisco come credo io, va bene, no, non ce l'ho con voi ragazzi, tranquille, ce l'ho con chi rompe le bollette adesso. E quindi niente. Allora, alla fin fine sto tornando a casa, non vado al cimitero perché non so voglia, però la prossima forse andrò, però non entro, mi porto un po' con me vicino al cimitero, ma non entro. E poi, non lo so, forse un giorno mi porterò anche a vedere l'orso, cioè l'orso di Palau, non lo so se si può entrare, ci provo. Oh my god, che fiatone quando cammino troppo di corsa. Mi mamma ogni volta dice, ma tu hai camminato di corsa? No, però ho il naso di pinocchio, quindi non è vero perché ho camminato di corsa. E quindi tutte le volte mi dice, ah, il fiatone, quindi hai camminato di corsa. Come mi conosce bene mia nonna, una cosa incredibile. Va bene, no comment. Già. Allora, qua c'è una... come si chiama? Non orologeria, come si intende? Gioielleria, di là, alle mie spalle, c'è una gioielleria e oddio mio, si sta stappando il naso anche, no? E niente, da questa parte c'è un ristorante, non so, vabbè, adesso non si vede la mazza che c'è solo il muro, però da quella parte lì c'è un ristorante.
Oh mamma mia, devo fare pausa perché sennò crepo. Già. Questo, mentre questo qui è, sì, se riesco a non impappinarmi è meglio. Questo qui è il ristorante dove una volta ha sposato mia madre, cioè ha dato rinfresco mia madre con mio padre, ovviamente. Come si chiamava? Da Franco, ovviamente. Questi sono vecchi ricordi che mi sto portando nel passato. Comunque vabbè, nulla. Allora, dall'altra parte non vi inquadro perché c'è gente, però c'è come si chiama? L'angolo? La gelateria dell'angolo, sì, buonanotte, ciao. E niente, aspettate se riesco. Allora, di qui, ecco, la vedete alle mie spalle, la gelateria dell'angolo, sì. Vabbè, c'è scritto solo gelateria, ma quando ero più piccola io si chiamava gelateria dell'angolo. E così è. Adesso, dall'altra parte lì c'era, non mi ricordo cosa ci fosse, in questo negozio qua di là, di fronte a me. Fatemi pensare, non ricordo, comunque non importa, cioè adesso c'è un parrucchiere, per esattezza, per precisazione. Mentre anni fa, di fronte al negozio di mia nonna, c'era un frutto e verduraio. Questo si parla di anni fa però, non mi ricordo che anno fu. 99? 98, non mi ricordo, vabbè, gli anni passati. Adesso non mi ricordo, non mi dite le date, non mi chiedete date perché non mi ricordo. Si tratta di anni e anni fa. E mentre da questa parte qui, se non erro, non so se era qui, no, di là, vedete, alle mie spalle, qui c'era una farmacia, una vecchia farmacia che adesso è in via delle ginestre. C'era una vecchia farmacia, non vi dico il nome, però tutti i ricordi che ho a mente. Da questa parte c'era la farmacia, vedete? Da questa parte qui, sì. E di qua c'è la ferramenta. C'era, prima non c'era, era di là, dietro, da questa parte, in via nazionale. E di qui invece c'è la ferramenta adesso, si è spostata di qua. Prima era di dietro, cioè in via nazionale. Adesso si è spostata di qua, in via Capodorso. E da un bel po' che si è spostata di qua, da tanto tempo. No, per spiegarvi un po' meglio come sono le cose, perché chi viene a Palau deve sapere bene come sono, come è strutturato Palau e tutto lì. E nulla, di qua ci sono tante case. Niente. Qui, come sto venendo io, per il corso di casa mia c'è un bar, c'è da tanto tempo, anzi da quando ero piccola io, mai si è chiuso, anzi, a parte questo periodo storico, ma il resto è sempre stato aperto, questo bar. Perdonate l'affanno, ma quando cammino di corsa è sempre così. E niente. Poi da questa parte qui tutte case sono, come potete ben vedere. Di là c'era un bar con l'edicola, sì, perché era l'edicola quando ero piccola io. Anzi, dall'adolescenza in poi era un bar con un'edicola. Di là invece c'è uno studio, non mi ricordo come si chiama, vabbè, ve lo dico dopo. Perché fosse lo studio di... Che studio era allora? Vabbè, di documenti, cose così. Adesso non mi ricordo come si chiama. Vabbè, casomai faccio la nuvoletta. Se mi ricordo, lo scrivere in info box. Insomma, mi sto facendo un vlog di tutte le cose, di come è messo Palau, prima e dopo. Ok? E niente. E là c'è invece una pescheria. E da questa parte invece c'è, non la potete ben vedere, non è dietro le mie spalle, è di fronte a me. Qui c'è una panetteria invece. Nulla. Ah, l'anno scorso, anzi non l'anno scorso, negli anni passati, mi riferisco, vi era una piccola discoteca per gli americani, chiamata il Piccolo Big. Non so chi di voi è stato anni e anni fa a Palau, c'era un Piccolo Big, tutto lì. Un piccolo raccontino di Palau, ok? Nulla ragazzi, adesso questo è quanto. Io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, ci vediamo a un prossimo nuovo video. Un bacio e stay tuned, ciao ciao!